Voglio essere aiutato da una lettera che mi ha scritto un grande amico, un amico che è consigliere comunale ad Enna in Sicilia, a Barra Franca, in provincia di Enna. E lui vive una condizione un po' diversa dalla nostra, è malato di SLA. Io l'ho incontrato insieme ad altri amici una decina di giorni fa e incontrandolo gli ho chiesto: guarda, c'è questa idea, vogliamo fare un percorso nuovo, vogliamo verificare che cosa in mezzo a questo caos si può eventualmente rilanciare come motivo di speranza, come motivo di entusiasmo. E lui mi ha detto: ti scrivo qualcosa, non vi leggo tutto perché casomai lo utilizzeremo come contributo programmatico, però la parte iniziale secondo me è significativa. Stiamo parlando logicamente di un uomo che è in una carrozzella che non si può assolutamente muovere, ha bisogno degli altri per muoversi in assoluto, però questa gli funziona secondo me bene, è molto meglio di tanti altri. Oggi ci accorgiamo che tutto intorno a noi cade a pezzi, che tutto è cambiato, il caos e la confusione regnano sovrani, la valanga sta per venirci addosso. È in questo preciso momento che dobbiamo decidere se lasciarci andare, mollare tutto e farci travolgere dagli eventi, oppure reagire stravolgendo prima noi stessi per riuscire a stravolgere le cose. Stravolgendo prima noi stessi per poi stravolgere le cose. Se decidiamo di combattere, dobbiamo mettere insieme il meglio di noi per ricominciare, ripartire nuovamente accanto alle persone di cui ti fidi, dalle persone con cui abbiamo dei valori condivisi. Io saluto Michele Pusada con queste parole perché secondo me danno uno spunto di riflessione molto molto forte. Il primo è questo: io non voglio consegnarmi alla politica della pancia, non voglio consegnarmi alla politica della rabbia, non voglio consegnarmi alla banalità di una reazione che non ha un'idea di come affrontare i problemi. Certo, raccoglie parecchio da una parte e dall'altra, perché poi demolire, attivare il meccanismo della reazione del contro, realizzare la possibilità di dire che tutto va male per colpa degli altri, c'è una responsabilità sempre trasferita ad altri, mai una responsabilità che si assume in proprio, che realizza la condizione di dire: no, io cosa ho fatto, cosa sto facendo per il mio comune, per la mia regione, per il mio paese. E allora è evidente che c'è uno spartiacque. Oltre la politica della pancia, oltre la politica della rabbia, che cosa esiste in termini di prospettiva? Io credo in questo momento, e lo dico convinto, ben poco. Esiste ben poco perché c'è il solito schema, c'è il solito rito, c'è la rincorsa alle emergenze, c'è un paese che vorrebbe attivare un processo di riforme, ma se di riforme vere si parlasse, io credo che non saremmo davanti al dilemma fra qualche mese di trovarci senza una legge elettorale che riesca ad eleggere le due camere del paese ed eventualmente con un rinvio di nuovo ad un governo tecnico per rattoppare, risistemare un po' di cose che oggi sono molto molto confuse. Allora è evidente che questo caos, questa confusione, la vivo io, ma credo che ancora di più, ne sono convinto, la viva il cittadino comune, la viva il cittadino soprattutto quello che tutti i giorni o da una parte è alla ricerca di una speranza, il padre di famiglia, la madre di famiglia, il figlio già laureato, già con master, già con esperienze, che va a questuare, va ad elemosinare, richiede un posto di lavoro. La realtà del sud, la realtà delle isole che vive la più alta percentuale di disoccupazione conosce bene questo dramma. Io lo conosco bene questo dramma perché ho la sensibilità di ascoltare e ascolto dovunque, non solo nel mio studio o nelle mie segreterie, ascolto per la strada, conosco la gente, guardo i visi delle persone. Ecco, anche guardare i visi delle persone per identificarli, per conoscerli, non è banale. Io credo che ci debba essere la certezza di capire che il cittadino ha bisogno di nuovo di riconoscibilità
E riconoscibilità significa senso di appartenenza, perché quando si parla di valori, sono convinto che questi valori debbano partire proprio da un senso di appartenenza comune. A che cosa? La domanda è oggi, soprattutto da parte di tutti, a che cosa? Ecco, siamo italiani, è un laboratorio. Siamo italiani, è un grande contenitore. Siamo italiani, vuole avere ambizione. Non vuole avere gambe corte, non vuole avere il pensiero breve, ma vuole avere un pensiero forte. Pensiero forte che significa valori e idea, forza. Forza, idea, valori. Che possono realizzare e possono esprimere il meglio. Io di questo sono convinto, perché quando si parla dell'Italia del merito, e parlando dell'Italia del merito in tanti contesti, mi sono trovato ad esprimere un concetto che è un po' l'acqua calda, che diventa acqua corrente, un po' riavvolgere il nastro, no? È come quel film che ti sei visto tante volte, poi banalmente lo accantoni da una parte, poi lo riprendi, riavvolgi di nuovo e dici: aspetta che me lo riguardo perché mi sono perso un po' di cose. E riguardandotelo riscopri che tante cose non le avevi capite, non le avevi viste, non te le ricordavi. Allora forse noi un po' di nastri li dobbiamo riavvolgere per capire che questa forza idea esiste. Dove esiste però? Esiste nel merito? Sì, ma merito che significa? Significa qualità. Significa qualità della partecipazione. O si è preparati per vincere la sfida, o si resta indietro. O ci si vuole preparare per vincere le sfide, oppure c'è una battuta d'arresto. Io credo che noi siamo in questa battuta d'arresto. Noi siamo al confine tra restare in maniera irreversibile indietro oppure avere lo scatto in avanti. Ecco, siamo italiani per me è stato lo scatto in avanti. Siamo italiani per me è stata la nuova grande motivazione. Ma non solo per me. Io ne ho parlato nella maniera più naturale, più semplice, a tanti amici e in maniera entusiastica mi sono sentito subito rispondere sì, finalmente. Ma siamo italiani solo la denominazione? No, credo che sia anche quello che è stato detto, che ha raccolto questa nuova fiducia, perché poi di questo si tratta. Il compito, a me piace usare un termine che è stato usato da un grande leader e che è ancora un grande leader, non me ne voglia nessuno, Silvio Berlusconi, no? Perché io un giorno mi trovai da lui qualche anno fa, tanti anni fa, a dirgli: quando tu usi il termine missionari c'è un sacco di gente che ride, io no. Perché essere missionario significa essere pioniere. Essere missionario significa avere un credo che trasferisce un messaggio forte. Allora io credo, questo credo ce l'ho, ce l'avete voi, soprattutto Lara, che ringrazio perché è la protagonista, è l'artefice, è colei che ha ideato, ha pensato, certo poi ha trasferito la riflessione, l'abbiamo fatta, l'abbiamo approfondita insieme ad altri, insieme ad altri colleghi. Il merito io lo attribuisco a lei come riferimento centrale di questo progetto, di questo percorso. Io mi sento un po' da quello che è stato detto dai colleghi rispetto a che cosa siamo. Certo, associazione, ma non vorrei che ci confondessimo nella ordinarietà, senza offendere nessuno. Noi non possiamo essere l'ordinarietà dell'associazione, cioè noi non possiamo essere solo insieme. Perché se siamo solo insieme la differenza non esiste. Noi dobbiamo essere un elemento di rottura, ma non di rottura come lo schema della pancia. Noi dobbiamo essere un elemento di rottura, e mi piace di nuovo sottolinearlo perché voglio valorizzare questo grande concetto. Noi dobbiamo essere un elemento di rottura nella qualità della proposta, nella qualità dei contenuti, nella qualità della capacità.